Ha solo 13 anni e un fisico esile, ma quando si siede dietro alla batteria si trasforma e diventa tutt'uno con lo strumento. Si chiama Emily Poli ed è il nuovo talento garfagnino che ha vinto la quinta edizione di Garfagnana's Got Talent. La manifestazione ha attirato tanta gente ed è stata organizzata dall'associazione Confriamo a Castelnuovo in collaborazione con l'amministrazione, che ha visto la conduzione di Gloria Tonini con Morris Di Fausto. Tanti giovani talenti che hanno deciso di mettersi in gioco partecipando al concorso, che ha visto il suo epilogo nella serata finale con 12 concorrenti, svoltasi in Piazza Umberto con la maestosa rocca ariostesca a fare da sfondo. Protagonisti cantanti, giovani musicisti, ballerine e ballerine e comici in un caleidoscopio di arte varia che si può proporre su un palco. Il concorso era iniziato con le due semifinali, prima della finalissima, che ha sancito il successo appunto della giovane Emily, che si è esibita come batterista su una base musicale di No One Know, The Queen of the Stone Age. Per lei un autentico trionfo. Al secondo posto il coro Donne in cerca di guai, diretto da Deborah Nardini, a completare il podio Diego Marino Merlo di Bagni di Luca con Feeling Good, nella versione di Michael Bublé. Tutti bravi partecipanti, con una menzione particolare a Kea Sophie Recordon, che si è esibita con un brano di Bruno Mars ad emozionare davvero la piazza e a ricevere scroscianti applausi. Cala così il sipario sulla quinta edizione di Garfagnana's Got Talent, ma a Castelnuovo già si lavora alacremente per la settimana del commercio, in programma dall'11 al 20 agosto.